Bulli di sapone, se non ci sono eroi per salvarti, sii tu l'eroe. Con questo titolo si è svolto questa mattina il convegno presso il Cineteatro Edoardo De Filippo di Agropoli, organizzato dall'Istituto Visconti di Ogliastro Cilento e l'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Agropoli. La mattinata è stata l'occasione per far riflettere i tanti studenti del territorio su questo disagio giovanile, che spesso ha interessato realtà scolastiche del territorio cilentano. Oggi viviamo in una società dove si arriva ad avere una normalizzazione della trasgressione, della violenza, del disagio sociale. Questo non possiamo consentirlo. E allora noi come scuola abbiamo il dovere di agire in sinergia col territorio, con la comunità, con le famiglie e appunto realizzare manifestazioni come queste. E allo stesso modo avere un'offerta formativa adeguata. Quindi oggi, considerando che c'è anche il cyberbullismo, credo che insomma, i confini si sono molto allargati. E lì con il cyberbullismo in particolare il ragazzo si sente protetto, anche perché uno dei problemi è proprio questo. Gli stessi ragazzi che vengono vessati non consentono ai genitori di poter entrare nel loro mondo di internet. E allora anche in questo oggi cerchiamo di dare delle risposte. Per affrontare al meglio questa problematica io dico di essere sempre in gruppo, di non arrendersi mai. Il bullo va isolato e poi soprattutto affidarsi sempre alla famiglia. Io ho avvertito come sindaco, essendo anche per questo progetto comune pilota, il dovere di estendere un poco al territorio, perché non serve risolvere il problema in casa propria, ma se non si risolve anche nei propri confini, nei confini dei dintorni, non si riesce a risolvere mai niente, perché purtroppo poi la società si è inquinata. La cosa principale dovrebbero essere sensibilizzate le famiglie, perché la cellula principale di una società è la famiglia, per cui se si riesce a risolvere in parte all'inizio, probabilmente si riesce anche a debellare completamente il problema. Logicamente se c'è la famiglia e la società nel suo contesto, scuola e tutto il resto, probabilmente riusciremo a fare qualcosa. Noi alla richiesta dell'Istituto Visconti di Ogliastro e dal suo dirigente abbiamo subito risposto sì, perché riteniamo che la struttura del Cineteatro di Filippo è a disposizione di tutti i cittadini che hanno bisogno, in particolare di questi piccoli splendidi cittadini che sono i nostri figli, che avranno bisogno certamente di questo sostegno. Il problema del bullismo, sapete, è un problema che attanaglia un po' purtroppo molte scuole, quindi ben volentieri abbiamo dato disponibilità della nostra struttura, siamo anche qui per ascoltarli, ci sono anche delle scuole di Agropoli, insomma, quindi ancora una volta si manifesta questa sinergia sul territorio importante che noi da tempo sollecitiamo e spingiamo, perché riteniamo che sia il segreto del successo di ogni iniziativa, stare insieme e lavorare insieme per il territorio, in questo caso per le scuole e per i nostri figli. Beh, il messaggio è certamente quello che la scuola è un'istituzione attenta, la scuola monitora continuamente, guarda, osserva e allo stesso tempo collabora col territorio per cercare di sradicare quello che oggi è un fenomeno che sta diventando troppo poco attenzionati in alcuni casi. La violenza è talmente radicata nel nostro sistema che delle volte noi non facciamo neanche più caso a quello che facciamo. Siamo talmente abituati a mandare a quel paese la gente che abbiamo perso il punto di vista di quello che è realmente il concetto di paese. Il mio messaggio ai ragazzi è: noi ci siamo, per qualsiasi cosa siamo disponibili, lo stesso messaggio lo estenderei anche ai genitori. Noi non siamo nemici della famiglia, ma noi siamo amici della famiglia e teniamo a cuore il benessere dei loro figli.